figlio non è un malato, lui è un piccolo guerriero e questa battaglia la vinceremo insieme. Non si stanca di ripeterlo Elena Santarelli, la bionda showgirl, modella e conduttrice sposata con l'ex calciatore Bernardo Corradi, oggi vice commissario della Lega di Serie A. Lei è una madre determinata che ha scelto di condividere con il pubblico, con la famiglia della rete, un passaggio importante della vita. È quasi Natale, quando lo scorso dicembre posta su Instagram una foto estiva del primogenito di 8 anni, Giacomo ripreso di spalle, mentre salta gioioso e impavido tra gli schizzi del mare. Nel commento svela: il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco, senza preavviso, così forte da togliere il respiro e gelare il corpo all'istante. Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentire pronunciare dai medici. Ma quello di Elena, come lei stessa spiega, non è un messaggio di tristezza, bensì di positività e speranza. È un'occasione per ringraziare l'equipe ospedaliera e tutti coloro che l'hanno supportata, compresa la secondogenita Greta, che continua a strappare sorrisi. È un invito a sostenere le associazioni che si occupano di oncologia pediatrica. Perché, scrive lei, che non specifica la natura dei problemi del figlio, energia positiva genera energia positiva. E la distanza online diventa un abbraccio collettivo. Certo, c'è chi fraintende ed utilizza parole inappropriate e lei, la madre del piccolo guerriero, reagisce, rimuovendo il post, replicando, chiedendo rispetto. E quando gli odiatori del web la criticano per una sua apparizione televisiva nel programma Stasera tutto è possibile, accusandola ingiustamente di trascurare Giacomo, lei si indigna. Vergognatevi, scrive sui social, si tratta di una puntata registrata, ma anche se fossi andata in diretta, nessuno ha il diritto di puntare il dito e sparare cattiverie. Perché nei pensieri di Elena Santarelli c'è lui, quel figlio bello, forte e solare come sempre, che la induce a credere, citando Benigni, che la vita è bella e in quanto tale deve essere vissuta, tornando gradualmente alla normalità, senza paura.